Beh, è una bella idea questa di fare il video in piedi, così mi posso sporcare anch'io, cozzo. Guarda questa storia, eh. Cioè, anzi, sentite. Ah, Noemi, non ce l'ho il tuo commento. Non lo trovo. Io non ho cancellato niente, te lo giuro, guarda. Attenzione, attenzione. A tutto il popolo italiano è in corso un assedio da parte del poteri forti, lobby e banche che attraverso tutti i media, che sono da loro totalmente controllati, cercano di spingere la massa al gregge, a votare per Monti, me. In modo che non si possa più dire che ci è stato imposto, ma che invece ce lo siamo voluto noi. Questo di fatto significherà per il nostro paese, l'aggravarsi della situazione economica di tutte le categorie sociali, esclusivo vantaggio dei soliti banchieri, petrolieri, finanzieri, speculatori, massoni, burattinai dei pupazzo Monti. Si assiste anche sulla rete ad una pesante opera di censura nei confronti delle voci critiche verso Mario Monti. Consiglio a tutti la visione di La guerra dell'Europa di Monia Benini e gli interventi di Bernard Eustelin, o Austerlin, l'ultima parola. Dopodiché votate chi vi pare, da Grillo a FN, da Zagame a Rasputin, basta che non votiate chi appoggia Mario Monti, altrimenti prepariamoci ad una dittatura assai pesante. Aspetta che ce n'è un altro. Yes. Cioè, ma no che la Zimobili andi in cura da tutti i ribalti, bro, più è, noi non siamo un buco noi, la Sardegna non è un buco. Yes. Scusa un attimo, ma dove sei? Ah, bello questo link, di Mario Monti che trova il preservativo. Di chi è questo, Cerocco Siffredi? È mio, mi vuoi tassare la minchia? Monti. E gli razzi le balle, vai. C'era un'altra cosa, dov'è? No, è sparita. Ma che cavolo è sparita? C'era qui. Scusatemi, questi scantonamenti. Bel 2013, di tasse nuove, ma la più figa è quella se si è proprietari di una casa all'estero devi pagare una tassa in Italia. Non riesco a capire che problemi crea lo Stato italiano un immobile all'estero, ma stiamo veramente oltrepassando ogni limite. Questa è sottomissione allo Stato puro. A mio parere non si è capito che più aumentino le tasse e più ci saranno evasioni, perché non ci sono i soldi e chi li ha fa? E chi li ha fa il furbetto evadendo. Fa l'umaco du. Quello là si fa. Quasi tutti quelli famosi, la residenza a Monte Carlo, però vivono in Italia per non pagare le tasse. Saranno furbi, beh, ma ci avete i soldi. Valentino Rossi, Claudio Baglioni, tutta chissà niente che si è fatto la. Il, ecco, mi boccio. Che si è fatto la cittadinanza a Monte Carlo, però vive in Italia. Dovete pagare le tasse, non dovete far pagare a noi poveri di merda, cazzo. Perché io sono un povero come tutti quanti. E quando finirò il lavoro che sto facendo, a piedi sarò, cazzo. E quelli mi vengono a dire parla delle cose. Di che cosa devo fare? Delle cose che mi viene nelle balle. Perché non l'ho fatta anche in Italia questa selezione di far entrare la gente all'aeroporto, al porto, alle stazioni dei treni? Come ti mantieni in Sardegna? E lo devo trovare. No, non trovi un cazzo. Vai. Vieni già se hai lavoro. Se qualcuno ti ha chiamato, c'è lavoro per te, scendi, allora puoi entrare. Se no, no. E non sono razzista, capito? Sono realista, che è diverso. Attenzione perché stiamo per diventare stranieri in terra nostra, eh? Ve lo sto dicendo. Ieri stavo parlando con un ragazzo che abita a Londra, sardo, dove se n'è dovuto andare. C'è un pezzo di terreno, non può costruire perché? Perché hanno bloccato il piano urbanistico. Ma vi rendete conto? Io ho un pezzo di terreno, non ne posso costruire manco una casa che spendo i soldi miei per costruirla, mica i soldi del governo. Io non so con chi prendermela, guarda. Comunque dobbiamo iniziare a muovere le cose qua da Sassari, perché ho visto che a Sassari, cazzo, quelli sono lontano, giustamente non mi possono dire la pensiamo come te, però dall'altro non c'era tanta di quella gente che la pensa come me, che se usciamo tutti quanti insieme. Oh, ya dicono, qua c'è veramente un disagio, fuggiamo. E il centro storico sta diventando. Guarda, non voglio essere volgare, un casino sta diventando. Ragazzi, riprendiamoci il centro storico e tutto Sassari. Cagliari, Nuoro. Poi di Cagliari, non so, uno ha scritto su Sassari Interland, Cagliari è più brutta di Alghero. Sei sicuro? Io ci sono stato a Cagliari anche ad Alghero e mi piace di più Cagliari.
molto più grande, guarda. Si trovano molte più cose. Alghero è bella, ci mancherebbe, anzi, io avrei fatto Sassari provincia. Non c'è il mare, non c'è proprio un cazzo a Sassari, i turisti vengono e se ne vanno. E questa allora sto ripetendo. Questo mi sto sfogando perché sono tutte cose che ieri non mi hanno fatto dormire, ho visto cose in televisione assurde, da strapparsi nei capelli, guarda. Regalano i soldi in televisione, le televisioni sono comandate dai partiti. Devi dire questo perché questo è di sinistra, devi dire questo perché questo è di destra, non dire così perché così stanno con Berlusconi, non dire così perché così vai contro Monti. Vaffanculo, iniziano da Monti, Berlusconi, Collina e Valli e tutto chi su chi va vedi. E mi scendi dal culo tutti quanti in pari. Poi se non vi piacciono i video, io li faccio lo stesso, anche se mi ascolta una persona, anche se non ascolta nessuno, il vostro Matteo. Non mi interessa, d'accordo o non d'accordo? Scusatemi se mi dimentico di saluti, ma me li dimentico, puttana Eva. Noemi, non c'ho il tuo commento, mi dispiace, rimandamelo. Io parlo di tutto quello che mi mandate. Adesso, l'altro giorno in chat una ragazza mi ha detto parla di questo problema e mi raggio bessa. Chiuso la chat, ho perso il messaggio. Adesso per ritrovarlo dovrei riattivare la chat e automaticamente 50 persone, ciao Criave, e io non riesco a rispondere a tutti. E la gente mi dice, ma ti sei montato la testa, non saluti, non rispondi. Io non è che non vi rispondo, siete in tanti che quando attivo la chat mi mandate le cose. Non ce la faccio a tutti, cazzo. Uno mi manca sempre, qualcuno mi sfugge e vi chiedo scusa per questo. Perciò un saluto generale a tutti gli amici. Non posso fare di più, guarda. Alla prossima cazzata. Vediamo se al Bar Torres mi trattano. Non mi trattano meglio. Se mi sa regalare i dorri a casa, vengono a prendermi. Voglio vedere se mi sa regalare a casa da voi. Ok, ciao a tutti, se volete venire sono ben felice. Certo, non so, fate felice a me, fate felice anche il padrone. Adesso vado a giocare a Marvel perché mi voglio allontanare un paio di minuti da questa realtà di merda. Capitemi, raga.